siete in queste belle condizioni perché vorrei fare finalmente, dopo mesi e mesi e mesi di astinenza, vorrei farmi la tinta ai capelli perché ormai diciamo che ho resistito abbastanza. Non so se notate la quantità di capelli bianchi che mi sono usciti, anche qua, e diciamo che sono abbastanza inguardabile, sto diventando una befana, ecco, quindi diciamo che è meglio correre ai ripari. Non userò una tinta normale, ovviamente, essendo in gravidanza, mi sono informata per bene, ho evitato i primi 3 mesi, soprattutto l'utilizzo di una qualsiasi tipo di tinta, compreso l'Henné, ho evitato. Poi nel corso della gravidanza ho provato solo una volta a fare l'Henné con scarsi risultati, soprattutto sui capelli bianchi. So che per l'Henné ci vuole un lavorone dietro, insomma, una serie di applicazioni una dopo l'altra per poter appunto coprire bene i capelli bianchi. E mi sono informata dell'esistenza comunque di tinte, diciamo, meno chimiche delle altre, di quelle normali che usiamo sempre, insomma, di quelle in commercio, e ho trovato questa qua. Il marchio è Eufydra Color Pro XD. Questa contiene acido ialuronico che idrata il capello, promette 100% copertura dei capelli bianchi e non contiene ammoniaca, parafenilendiamina, non lo so pronunciare, resorcina e parabeni. Testato per il nickel, cromo e cobalto. Dermatologicamente testato su pelle sensibile. Ho guardato diversi forum, diversi siti, mi sono appunto, prima di comprarla, mi sono comunque accertata che non stessi facendo una sciocchezza. Non corro rischi, nel senso che evitando già questo tipo di ingredienti dannosi, buona parte del rischio lo togliamo, diciamo. Quindi questa è una tinta sicura in gravidanza. Soprattutto perché passati i primi 3 mesi di gravidanza, l'assorbimento del cuoio capelluto, a quanto pare, da quello che ho capito, dovrebbe essere inferiore. Quindi, in sostanza, in parole povere, non so se ho sbagliato a dire qualcosa, scrivetemelo qua sotto, ma comunque, utilizzando questo tipo di tinte una volta ogni tanto, non dovrebbe appunto succedere proprio nulla al bambino. Allora, io ho scelto la colorazione castano cioccolato, che è di solito quella che compro sempre nelle altre marche, diciamo. E niente, il kit è sempre il solito kit in cui all'interno troviamo, vabbè, a parte i guanti. Allora, a parte i guanti c'è anche la cuffietta, che altre cose, altri brand non mettono mai. Quindi guantini, cuffietta, così manteniamo il capello ben, insomma, ben coperto. Poi abbiamo la base attivante, che non è altro che ossigeno 20 volumi, e il gel colorante extra delicato. Ok. E infine, dopo aver fatto lo shampoo, c'è il balsamo. Scusate, mette a fuoco. Comunque, c'è il balsamo con acido ialuronico e proteine della seta, riequilibrante a pH acido. Questo viene venduto anche singolarmente, so, ed è un prodotto, dicono, veramente ottimo. Lo proveremo dopo. Allora, come vi facevo vedere prima, la mia situazione è abbastanza critica. Cioè, veramente, ragazzi, io ho resistito, veramente ho resistito quasi 8 mesi. Non ho toccato i capelli per niente. Poi ho visto anche che ci sono addirittura delle mamme, insomma, delle donne in gravidanza che usano le tinte normali.
Mi sembra un attimino. Guarda, no, guardate ragazze, dai, non posso andare in giro così. Ho trovato il giusto compromesso tra, diciamo, bellezza, della mamma e salute del bambino, perché comunque. No, no, ragazze, non posso andare in giro così. Una volta sono andata dal parrucchiere a tagliare i capelli durante la gravidanza. E il mio parrucchiere stesso di fiducia, quello con dove vado sempre, mi ha comunque rassicurata che se utilizziamo comunque tinture senza ammoniaca, senza resorcina, il bambino non corre nessun rischio. Non l'ha detto solo perché voleva vendermi lui la colorazione, eccetera, me l'ha detto anche se vuoi farla a casa. Non corri rischi, a meno che tu non sia già allergica di tuo alle tinte, ma non è il mio caso perché io le ho sempre fatte a casa, non ho mai avuto reazioni allergiche. Mi ha detto puoi stare tranquilla, l'importante è che eviti l'ammoniaca e la resorcina. Direi che possiamo stare abbastanza tranquilli. Allora, mi immunisco anche di pinza. Così divido un attimino. Ho fatto una sorta di riga e mezzo. Oh, è imbarazzante la mia situazione capelli. Madonna, Sandra, ma quanti me ne sono usciti? Guardate, cioè, che schifo. Vabbè. E va bene, i 31 anni si fanno vedere. Come, devo dire. Allora. Andiamo ad aprire il flacone dosatore, versiamo all'interno il gel colorante, lo agito così giusto per. Sentiamo l'odore. Sì, non ha una buona profumazione, ma non è neanche forte come le altre. Ah, è proprio liquidino, vedete? Questa è la prima volta che utilizzo questo tipo di tinta. Speriamo bene. Agitiamo bene. Penso che un flacone solo mi basti perché non ho più i capelli lunghissimi, quindi dovrebbe bastarmi. Nell'eventualità ne ho un'altra di scorta. Allora, io non mi guardo qua al cellulare, ma mi guardo allo specchio, quindi vi sposto un secondo, se no, scusate. Ok, spero che possiate vedere comunque. Inizio sempre dal centro della riga. E poi faccio così. Nel effetti non si sente puzza, diciamo, come nelle altre tinte. Certo, non profuma di fiori, ma quell'odore sgradevole che hanno le altre tinte, questa tinta non ce l'ha. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Little dreamer, I breathe the scene.
stare così per mezz'ora. Ci vediamo dopo aver lavato i capelli. Allora, questo è il risultato finale alla luce artificiale. È giusto per farvi vedere che ha coperto benissimo tutti i capelli bianchi. I capelli sono morbidi, lucidi. Il trattamento finale in dotazione è fantastico, ha ammorbidito i capelli all'istante, profumo gradevole, delicato. Sono molto contenta del risultato, devo dire. Adesso cerco di mostrarveli anche alla luce del sole. Non so se si riesce a vedere alla luce, però. Colore naturale, devo dire, non me li ha scuriti particolarmente, me li ha proprio tonalizzati e soprattutto mi ha coperto i capelli bianchi, che era quello che mi premeva. Allora, il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, vi abbia interessato. E niente, lasciatemi un like se vi è piaciuto, o lasciatemi nei commenti magari qualche consiglio su qualche tinta che avete usato voi in gravidanza sicura. E niente, ci vediamo al prossimo video.